In questo concetto vi è una buona tenuta dell'economia toscana in un momento in cui a livello nazionale si parla di crisi, di inizio di un periodo recessivo. No, l'economia toscana tiene, naturalmente con lusci e qualche criticità. Le lusci sono il buon andamento di quello che sono settori come il turismo, che davvero sta esplodendo, di settori legati all'esportazione. Penso alla gioielleria, all'agroalimentare, penso a una serie di settori legati alla meccanica, dove l'innovazione rende competitiva l'economia toscana. Penso al dato importante del lavoro. Possiamo definire la realtà toscana una realtà nella quale si sta vivendo sostanzialmente una tendenza verso la piena occupazione, ma contemporaneamente anche criticità sul piano delle caratterizzazioni economiche. La moda vive degli indubbi situazioni crisi, non a caso abbiamo aperto due tavoli di crisi sulla moda, quello specifico delle concerie e della pelletteria per comprensori del cuoio e quello più generale della moda nel contesto del tessuto, e quindi dell'area che dalla Piana Fiorentina a Prato caratterizza dei segni che non vanno nella direzione della crescita. E sul piano del lavoro è vero che ormai siamo in una situazione di, per chi lo vuole, il lavoro di piena occupazione, però la criticità è il lavoro precario, è il livello dei salari, e sempre più la voce del salario minimo si sente come impellente.